pubblicato 12-13-15% dei carceri, anche qui siamo veramente lontano da una necessità di mettere in condizioni le strutture di adempiere ai diritti fondamentali. Prego Stefano. Anche questo, ecco. Ma la conclusione, la domanda, diciamo, in conclusione, diciamo, di Franco Maista ovviamente ci interroga su da dove nasca questo conflitto tra la Costituzione e la realtà, diciamo. A parte dal fatto che ovviamente un conflitto c'è, diciamo. Caso a cui faceva riferimento prima Franco quando citava la proposta di legge di revisione costituzionale è ovviamente il caso in cui, diciamo, si viene reso trasparente qual è, diciamo, sì, l'intenzione. E quindi questo credo sia un quesito, diciamo, importante con cui bisogna confrontarsi. Io penso, visto che siamo in momento di, diciamo, sì, pre-rievocazioni storiche, i compleanni non si festeggiano prima per scaramanzia non si vede, non vorrei che dicevi che così che porta, non so, non so, però diciamo, no, forse no. Comunque io penso, guardando appunto il tempo lungo di questi 50 anni, io penso che la riforma penitenziaria sia arrivata tardi. Cioè sia arrivata quando la società italiana, la cultura costituzionale andavano orientandosi già altrove. Questo è, diciamo, sì, riguardando la storia che abbiamo alle spalle, la mia diciamo, preoccupazione principale, che giustifica anche quella incertezza legislativa a cui faceva riferimento Franco, quei cambiamenti continui, il pendolo della legislazione penitenziaria che tante volte, appunto, chi ha studiato la legislazione penitenziaria evoca, diciamo, lo spostamento ogni volta da una parte all'altra, eccetera. Dico, è arrivata tardi perché il disegno della legge penitenziaria, il disegno originario, è un disegno pienamente costituzionale, cioè era un disegno di costituzionalizzazione del sistema penitenziario italiano e quindi legato ai suoi principi e ai suoi valori fondamentali. Arriva però in un momento in cui, a quell'epoca in Italia non era chiaro, diventerà chiaro qualche anno dopo, il mondo stava cambiando, i suoi valori, i suoi principi fondamentali, alcune idee di base che sono dentro la Costituzione, e lo dico, diciamo, se per fortuna sono dentro la Costituzione e continuiamo, diciamo, a farvi riferimento, invece diventavano, diciamo, sì, recessivi nella cultura comune. Perché è chiaro che l'ordinamento penitenziario, per come è stato disegnato alla luce della Costituzione, è ispirato a un'idea di, per esempio, di dignità umana universalistica. Questo è il primo punto di partenza. La dignità di tutti. Tutti sono, diciamo, persone che hanno dignità e diritti e quindi, diciamo, anche le persone che hanno commesso reati, anche le persone che hanno commesso i reati più gravi hanno dignità e diritti, per quanto sia difficile dirlo, questo è un altro paradigma, ma il principio è quello che è dentro la trama dei valori costituzionali. Quello che cambia invece, appunto, non solo in Italia, perché l'Italia è una parte di un fenomeno, diciamo, più generale che certamente investe tutto il mondo, diciamo, di cui siamo più strettamente partecipi, l'Occidente, diciamo, e invece si afferma a partire dal, per esempio negli Stati Uniti, proprio a partire dalla metà degli anni 70, in Europa, in Italia, diciamo, dagli anni 90, diciamo, un'idea invece è una concezione
prima, chiamiamola così, individualistica e poi meritocratica della dignità. Cioè la dignità è, diciamo così, un'attribuzione che in qualche modo bisogna meritarsi. È legata al modo, alla capacità di saper stare dentro la società, sapersi affermare, saper corrispondere alle aspettative che la società in qualche modo ci impone. E quindi i diritti vengono conseguentemente, i diritti sono di chi, diciamo così, è capace di stare in questo gioco, in questo gioco di una dignità meritocratica. Guardate che non è una cosa così fuori dal mondo. Ricordiamoci che l'espressione, diciamo, l'idea della dignità, diciamo, si nasce dalla figura dei dignitari, e i dignitari erano coloro che si distinguevano dal popolo. C'erano alcuni che erano più uguali di altri, ecco, mettiamola così sinteticamente. Erano i dignitari, erano quelli che potevano stare, diciamo, sia alla corte del re, e che quindi, diciamo, anche nelle prime carte dei diritti, che non erano universalistiche, nelle prime carte dei diritti, potevano avere, diciamo così, i loro diritti come partecipi, diciamo così, in qualche modo di quello. E questa cosa è la cosa che ritorna a livello più generale, diciamo, e che pone in questione ovviamente la possibilità di fare del carcere quello che la riforma penitenziaria aveva pensato. In attuazione della Costituzione, la riforma penitenziaria aveva pensato che il carcere fosse l'ultimo presidio dello Stato sociale, no? In cui recuperare, offrire, costruire, no? Sostenere persone che avevano avuto svantaggi, sconfitte, problemi, e che in qualche modo potessero tornare all'interno della società in quel modo. Quando invece il discorso cambia e la dignità diventa meritocratica, è ovvio che i primi a perdere dignità e diritti sono quelli che legalmente è stato certificato che non se lo meritano, no? Perché sono quelli che hanno violato la legge, offeso la comunità o quello che sia. Ed è questa tensione che, diciamo così, noi viviamo tuttora, diciamo, e vediamo, diciamo, esplicitarsi appunto, per esempio, in quelle proposte e nelle pratiche che vediamo conseguenti. Io credo che questa sia la sfida più grossa e questa sia la difficoltà che la legge penitenziaria vive e soffre, diciamo, sì, ormai da decenni, non da oggi appunto, perché è una storia che inizia in Italia, diciamo, sì, alla fine del secolo scorso, quindi sono già 30 anni almeno che soffriamo questa cosa, diciamo, in modo particolare. Perché il mondo va, diciamo sì, o diciamo sì, intende andare dall'altra parte rispetto a quei principi e quei valori, e il nostro richiamarci a quei principi e quei valori deve fare i conti con una forza opposta che viceversa, diciamo, va nella direzione dell'affermazione individuale, e quindi, diciamo sì, del merito individuale e quant'altro. Questa è la difficoltà più grossa. Rispetto a questa difficoltà, la situazione che noi vediamo anche oggi dentro le nostre carceri, io lo ripeto, diciamo, ormai quasi ossessivamente in questi mesi, io ho passato l'estate a inseguire, diciamo, focolai di protesta, diciamo, dentro le carceri del Lazio, continui, nel senso che ce n'è stato almeno una alla settimana, se non due. Tutti i giorni. Tutto questo ovviamente dipende da tante cose, dipende evidentemente dalle condizioni di sovraffollamento in cui si sta in carcere, eccetera, eccetera, eccetera. Ma dipende soprattutto da una condizione in qualche modo di mancanza di speranza e mancanza di fiducia. Non c'è più relazione fiduciaria tra chi sta in carcere a scontare una pena e l'istituzione, con cui si deve confrontare. Manca questa cosa, e questa cosa genera uno stato di tensione permanente, con, diciamo così, dei nervi scoperti che
bastano sciocchezze, e vi assicuro che in gran parte di queste notizie si è trattato di sciocchezze, le cause, diciamo, le cause scatenanti, bastano sciocchezze perché, diciamo così, esploda la conflittualità, diciamo così, dei, no? Dei detenuti, di alcuni detenuti, ovviamente, ora non stiamo parlando, non dobbiamo mai generalizzare nei confronti della, dell'istituzione, quello che sia, manca, basta pochissimo. E il problema è come si ricostruisce una trama di fiducia. Ecco, io penso che su questo, per diciamo, sì, onorare nel migliore dei modi, diciamo, sì, la riforma penitenziaria, su questo bisognerebbe lavorare, cioè su come si ricostruisce una trama di fiducia, perché questa idea invece di, come dire, una dimensione individualistica in cui chi ce la fa e gli altri sono persi, diciamo, ecco, che è la cosa che porta all'aumento indiscriminato delle presenze in carcere e all'abbandono inevitabile di quelli che sono così tanti in carcere che l'amministrazione non riesce neanche, diciamo, sia a gestirli, a offrirgli una prospettiva di qualche genere, no? Perché poi quello che noi vediamo è quello, diciamo, che rispetto alle capacità dell'amministrazione di offrire una opportunità di, come dire, di sostegno e di reinserimento, diciamo, siamo più o meno la goccia nel mare. Diciamo, ecco. E quindi questa idea, appunto, che tutto dipenda dalla propria responsabilità individuale e che chi non è stato capace, diciamo, sì, debba essere, o chi non ce la faccia da solo, debba essere in qualche modo abbandonato a se stesso, sta portando in una crisi, diciamo, oserei dire, diciamo, a me pare sempre più, diciamo, irreversibile, o almeno una crisi che rischia di non avere più alcuna capacità di relazione con quei principi costituzionali, non solo quelli, diciamo, solidaristici del reinserimento, ma finanche quelli, diciamo, scusate se uso questo termine, non è assolutamente dispregiativo, minimalistici della tutela dei diritti fondamentali. Perché dentro questa dimensione alla fine, appunto, l'istituzione non riesce a garantire neanche i bisogni e i diritti fondamentali. Ecco, allora io credo che questa dimensione è una dimensione tale per cui sia non solo possibile, ma necessario tornare alle ragioni della riforma, sapendo che, e questa, diciamo, la sfida evidentemente più grossa, che il carcere non si riforma da solo. Non si riforma da solo, non solo perché serve, diciamo, sì, il contributo di tutti gli attori sociali e istituzionali che sono dentro e fuori il carcere, perché l'articolo 27, comma 3 della Costituzione non stabilisce una responsabilità del Ministero della Giustizia, stabilisce una responsabilità repubblicana, e di tutti gli attori che in qualche modo si riconoscono dentro i valori costituzionali, che sono tutti gli attori istituzionali. Pensate quanto sia importante l'impegno e la responsabilità, Franco Maestro ricordava prima, degli enti territoriali, dei comuni e delle regioni, ma quanto è importante la partecipazione della società civile e del volontariato. Quindi il carcere non si salva da solo per questo, perché non si salva attraverso una riforma legislativa, diciamo, ben fatta, o un'amministrazione che finalmente non si sa come diventa efficiente, diciamo, si sa come, perché, diciamo, no? Ecco, non si salva per questo, ma soprattutto non si salva perché non si salva se non è dentro una visione di società che recupera quei valori di solidarietà, quei valori universalistici della dignità umana e dei diritti. Questa è la sfida più grossa, però io credo che la crisi che abbiamo squadernata davanti ci sta a dire esattamente questo. E, diciamo, sì, come sempre, i punti peggiori di crisi sono, spero, possono essere i punti maggiori di consapevolezza per un cambiamento. Grazie. Tra i vari punti citati da Stefano, il tema degli enti locali
ci è particolarmente caro. Noi spesso abbiamo invitato il presidente dell'ANCI, proprio perché abbiamo sempre detto che il carcere è nei vostri territori, quindi voi te ne dovete occupare, ed è massimamente importante quella che è la politica anche economica, perché poi le misure alternative le fai concretamente con delle possibilità. Abbiamo insistito molto per la presenza di Francesco Cascini, attualmente procuratore di questo convegno. Francesco ha una lunga esperienza, lui è un magistrato che si è occupato della